Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, oggi qui nel complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quello che accadde a Lauro Bonaguro di Polesella, provincia di Rovigo, residente a Ferrara, colpito da un ictus il 24 luglio del 1998. Era completamente paralizzato nella parte destra del corpo e non riusciva a parlare bene. Stette un mese circa in ospedale, ma non migliorò. E allora, per poter camminare, lui trascinava la gamba destra e aveva forti dolori al braccio destro. Il giorno 2 maggio 1999 accadde qualcosa di straordinario. Durante il rito della beatificazione di Padre Pio partecipava alla Santa Messa, ma da casa sua in TV, pregando Padre Pio allo stesso tempo di poter essere capace almeno di poter sopportare quella malattia. E che cosa accadde? All'improvviso Lauro e la moglie sentirono un forte profumo in casa che diventava ancora più forte, al punto di sentirsi quasi soffocati. La moglie allora cominciò a girare dappertutto in casa, in giardino. Al momento della scoperta dell'immagine di Padre Pio, quindi sulla facciata di San Pietro, il profumo diventò ancora più forte. Durò tra l'altro parecchi minuti. Poco tempo dopo la moglie vide Lauro in piedi, nel bagno, che si pettinava allo specchio. Lui non aveva fatto caso che si reggeva perfettamente in piedi, stava camminando normalmente, non trascinava più la gamba. Lauro così, dopo qualche settimana, riprese anche a lavorare normalmente, guidando la macchina senza problemi.